Gioia, Renà, Tullio, Marita, marito, è qui, oggi va a lui, chi fatta bella e pulita. Io mi chiamo Giuseppina, una femmina roù e sono nato 1905. Ma tutti mi chiamano Pappanella, perché sono bellella, picciarella, picciarella. Sono casi con di otto figli, scuola non ha già fatta, però mi sono barata a vita, tutte gli orti. Io mi ero sposato e sono stata subito mamma. Ho avuto a combattere tutti i orna, la guerra, la fama, la miseria e il dolore. Ho avuto quasi cent'anni. Ho visto il mondo cagnato, e carrette, e macchine, e treni, la luce, l'acqua, pana, panna, la televisione. E ho che sono diventato padre e mamma. Tenga che conta. Era nel 1971 e figlia mio renata si è a fare una visita in spalle perché teneva una tosse forte, forte assai. Quando è che fui la sera che ero a dormire, io ho andato a la a per sapere cosa come stavano. Ma la moglie mi ricette che le cose non stavano tanto bene perché teneva una macchia in spalle. Mi ricordo che mi ha a casa di chiamò Pensavo a chi lo figlio mi che faceva usare e che era una davvero sopraffina che se non fosse nata a Caserta ma fosse diventata una sarta grossa assai come a Valentina che le aveva pure vestite a Parigi all'America ma poi fui meglio così ci piaceva l'aria nostra e io potevo avere sempre ma a innanza una statuetta di San Sebastiano che mi aveva regalato i giorno che mi era sposata una cugina era mia Filomena tant'è che io pensai uè e ecco che regale questo? Che mi vita con mano martire? Santo mi perdone, ma oggi un matrimonio non è bello a pensare a questa cosa. Filomena, che se ne accorti questo è mia, ma ricetta Pappanella, questa è una statua santa. Adneva va nonna vincenzina. Se veramente tiene in un paese. Un ti ha bisogno, ricetrenno vena paisse, e spio servizi che te serve. E non c'era mai chiesto niente. No, perché non ne aveva bisogno, né per superbia, non voleva far E poi cosa mi risolveva che la l'arco al massimo con Sant'Anna nostra. Ma per questo fatto i figli erano talmente disperati che pensavano, mo' ci ha di manna, grazie, capace che siccome non ha già mai chiesto niente, ma la fa subito subito, se no come da fare, che i figli mi attirano la famiglia. O giorno appresso. E per tanta da ci è quattro volte il giorno a Renata, Povere come stava. e ci portava fette carne, perché si perdeva sangue per la bocca, e sapeva che la carne fa sangue. Poi a sera mi ritirava a casa e pregavo il Santo Martire. E figliere figli Renata, verso l'ottava sera, si ritirava a Poteca e i uomini Loro si aspettavano in coppa a macchina per cose e mi dicevano: una... Ah, no! Racconti i fatta la famiglia, la guerra, e contava, contava, contava tutte cose. Loro mi dicevano, ah no, raccontaci i fatta la nonna Valentina. Valentina era marito, faceva un ferroviere, un bell'om, un poco curto, ma un bell'om. E proprio perché stessa faceva pure lo se le piaceva ne femmine. Mi ricordo sempre una volta quando ero a casa di una certa Leonora, che poco teneva questa femmina che non teneva. Eh, certo, si era fatta bionda, ma chi lo bionda fava, e teneva pure un bello davanzale. E anche l'aldezza non era male, come si dice, aldezza, mezza, bellezza. E insomma, chi ero? Io era la moglie dell'annuncio a Gesù Cristo e tanto abbastanza. Il era fatta a spiù parecchi giorni, e si asceva e li giorno presi, giorno, tre giorni, niente, stufatenti e solo al bar a via San Carlo con gli amici. Finalmente, non sabato e maggio. Maria, è e schivezze facite proprio nel mese dedicata a Maron, che è la bella vergine, per contro. ove cascì. e li è appresi, e se saiete a casa a questa signora, saiete pure. Bussai, Essa marapetta. E voi chi siete? Chi so? Chi siete? Sua mogliere Valentina, son ga femmana legittima. Oh, che onore! Qua non si mette tavola se Valentino non viene. Oggi ho già fatta una pasta e fasula che manca da abberzagliere a Napoli, ve ne volete portare un po'. Uè, succullo, caccia a ma via Maia e Fora, Maria mio, mio si se nove volte abbascia tutte e due, ad che pasta e fasola! E fu così, che Rodolfo Lavandino, con un uomo in non mio, se lavai vai vizi e i culati e femmina. Ma o s'facciamo, tenevo pure una tua le piaceva vivere, come si dice, bacca, venere e tabacco, e così a sera, quando arrivava a fatica, ho posto e mi aiutava a casa che creature se nevano insieme con la a cantina, a do E quanta volte me l'ha giù di appigliare per me portare a casa un briaco frate. Però, non porto tutte queste cose, l'ha voluto veramente bene. È stata l'unica ombra vita mia. E mi dispiace assai. Quando la prima cosa si è tenuta e ci ha vetture da tagliare. Poi le donne la tagliare pure a seconda, e chissà così una manetto sola, senza possibilità di se muovere. E mi spiace tutto a me, con mano creatura. Le piaceva cucinare, sapeva fare tante belle cose, o polpettone, o saltuori risa, eh, i mucilli, che mucilli. E pu parole con dinte spaghetti, la ulive capre, ne apre che mando meglio il chef. Poi ognuno di Sant'Anna preparava pure le pizze per i figli e per i nabuti e ognuno stava tutto in coppa al barcone per aspettare che tornava dalla processione e quando tornava si metteva in infornare e uscivano calde, fumanti, saporite, napoletane con l'aglio e l'origano, marinare con l'acciughe e cappere e perfino margherita con la mozzarella di Aversa. La gente passava, sentiva laddoro, salutava e spiava «Nè, ma che Si era avuto una nuova pizzeria!» Nel mese di febbraio del 1968, Valentina Muretta. Non aspettai manca il lunedì in Albis, per lui un giorno importante, importante assai. Non era Pasquetta si non gli giardini in a regge e ci portavamo tutto bene Dio. Ho casato la canzogna, la pastiera, la colombe, frittate le maccarone. E se mi guardava, e l'occhio suo sui pare che dicevano pure noi oggi siamo con il re. Faceva freddo quella mattina, che l'offrida che già lì dall'osso. Giuseppe, voglio bere un po' di vinello. Però essere che lo buono, quello che faceva tanto anno fa Antonia. Sì, mi ha fatto E pensare in capo a me, o chi lo zio Gesù sta chiamando? Speriamo che non sta in do ma almeno in do purgatorio. Esa sospirai e, se... e chiorette l'occhio, Mancano secondi ce m'attette a morire. Murette leggiera, leggiera, o contrari la vita sua che passante assai era stata. Io mi addinocchiai vicino lì a liete e lo raccomandai a tutte le anime care del purgatorio e a mamma sua. Che l'aveva partorito e che se lo stava ripigliando in seno. A così, Farnette, Don Valentino, o marito mio. A vita senza essa fui brutta assai, io volevo bene, ero padre dei figli miei. Non è che mi riceve tanta parola gentile, parlava poco, però ogni mio santissimo onomastico accattava i zeppole. 20, dieci fritte e dieci cotti in dofurna. A mattina Ambrese scendeva verso le sette e gli va due benefico. Poi tornava a casa e veloce, veloce, se non voleva mangiare subito uno insieme con me. Metà però. Io ci lasciava a parte con la marena. Non nega che non mi piaceva, ma sapeva che io ci diceva pazzo. E che la zeppola che ci mangiava ma prima mattina valeva più di ogni regalo, più di ogni altra parola d'amore. Una sola volta ma aveva ritto. Si sì, è la vita mia, ma mi era bastata perché c'era tutta me stessa. Ero un mese lui, e faceva assai calore a caserta. O Barrucchiana aveva organizzato una scampagnata in Goppa San Michele, in c'è con tutte le compagnie mie, Carmelina, Adelina e Filomena, Is, sto viezza e Fodandone guardava, guardava e fumava una sigarettella Nuraggia Sole illuminava i capelli suoi, pareva un angelo storiavolone, tutti i compagni a me pensavano: forza, chi sta guardando a me, sta guardando a me, sta guardando a me, e invece no, io sapevo che lui guardava a me, e si guardava e sudava, guardava e sudava, guardava e sudava, tanto che diceva: Santo Michele, mia pienza c'è tu. A sera, quando solo tramontava, e ce ne tornavamo a casa, e ma metteva a casa, vicino, e i fretta i fretta mi ha detto che l'umazo lille margaritelle a le mia semana, e mi ricette che la frase sia la vita mia, che emozione, che batticuore, ma mi bastarono quei quattro fiorellini e che la frase, perché ancora mi pigliasse a casa d'into soli per sempre. Mi sono passata tant'anni che è morta, ma io ogni giorno vado al cimitero a trovarla e ci porto in Margaritina. Quando ne trovo. Io mi ricordo tutte cose che facevamo mi e Valentina insieme. a un che portava le mie creature al mare, con trenere e il bagnante. Io preparavo il mare e partevamo Come si divertevano le creature, con la sabbia, con il mare. E io avevo tenera tenere tante le aperte, perché Purissa diventava creatura, e urlava, e si sporcava tutto. Ma poi all'intrasatto, stufatandone, non aveva più spariva, hai voglia di chiamare, hai voglia di tirare, poteva pure sparare una botta, stava tutta andata a parte. Perché? Ma che? Ma vuoi di chi è perché? Perché se scimuneva, guarda tutte queste femmine che si mattemano con tutto cosa fuori, guardava a si è toccata, si è morta, cascorna. Io costume non me l'ha mai messo, ma mattevo prendi sole e mi volneva sulle piedi. Valentini invece non sapeva proprio nuotare, ma suttava le creature che tenevano le cefreco, però isso mi pareva una paparella. A sera, quando ce ne tornava a casa tutta appicciata i soles, il mandava che ci abbruciava nei rina, e allora io ci passava l'uovo oliva e piano, piano si calmava. Quando la cosa era proprio pesante, ci passava pure una certa acqua che mi aveva portata zitettina a Lourdes, la famosa acqua di Lourdes così se non se la mandava giù e ciano ciano si addormiva e io guardavo fisso fisso e ogni volta che aveva a bocca che si allargava per fare un risatello scettava, dicevo io, io te sa tu te stai su un anno e cosce qualche signorina e ogni volta che ti dei suoni di scett ti giuro non ti faccio giù. e che stai nei vacanze nostre Oggi vanno tutti in ferie. C'è da io. Maria Aguaglione, figlia ma picciarello, era bionda e con gli celeste E faceva parecchi servizi in casa. Poi, aveva insieme con la figlia, ma era nata a due americani. Uno e che, il, un certo Robert, se la voleva sposare. Se voleva portare in America. Come ho detto, vado padre una facetta scicchiù. E forse fosse stato meglio se si fosse sposato con Killa. Killa su Robert, ma che si faceva chiamare Bob? E proprio così, con mano guana, sono così pazza questi americani. Ci mandava i tavoletti e una cioccolata buona, buona assai. E pure certi bustini che si uscivano dall'acqua di caffè che noi non sapevamo manco che era. Certo, a Michelle facevano poco schifo, ma pareva bro, ma allora non si trovava la Michelle, manca a morir. A Valentina c'era aveva fastidio che chi mandava tutte queste cose a casa nostra era un uomo orgoglioso, orgoglioso assai. Ma quando la cosa tramundai definitivamente, fui una volta che chi mandava un russetto, russo per me, un profumo per figli. Ah, eh. Come ho detto, Valentina comincia a, a luccar. No, nee, ma chi se creerebbe? Se la macchina pigliata, via, la muova da fuga. Eh, sì, sì, sì. Valentina era un uomo geloso gelosa assai di me e pure della figlia. E così farne la storia dell'americana. Peccato. la figlia invece, una no siciliana, un no certo Ugo, era in Catania, faceva un poliziotto, sa i guaglione e un e sa a Sicilia, facette fa tre figli che lo dice graziata, e poi la sai mettere con una femmina. Maria però non se n'è mai voluta tornare a Palermo. L'acrisciuto di tutte e tre i figli, Pombeo, Giuseppe e Mariella, che oramai si sono fatte rosse. Io ci sono aiutato a trovarla, ma non è che viaggia da chi lo sola, sola perché il marito non voleva venire. Si diceva, Non vado, non va a trovare un figlio, adesso lo contrario, se no si è cagnato il Anche se poi oggi pensate che il motivo vero che non voleva venire è perché teneva paura di passare un mare. Anzi, ha voluto sapere la verità. Chi era ancora la figlia? Non c'era potuto passare a coppa che chi lo figlia è in troccia. L'avevo pure lasciata. Ma non c'era che tu a trovarla a Maria Palermo. Perché mi sono fatta vecchio e ho treno non un sacco di viaggiatiù. L'urd ma vote. Invece scende a Palermo. C'è un paese che si chiamava come un liquore, Marsala, a Maria che solo quando mi veniva a a Caserta, eppure i figli, solo il marito, non l'hanno mai vista più. Tarquinia e ho 5 figli miei, e te ne figli, fatica rinda a fabbrica, do costruisce nei treni. È stata una croce per me. Stessa vizio, papà, te lo stesso vizio ropato, le piace bevere e quando avevo avuto non capisce niente più. Perde la capa e scassa tutte cose rin a casa. L'anno passato si era fatta pure una bella mobilia, ma a furia ha scassato tutte cose. Tar qui, bella mamma, fa, bravo, Non bevere. Mamma, sta zitte, a sette da vicino a me. Tar qui, ma la moglie e figlia dove stanno mamma non lo sace so. Insomma, dire se non tenga ragione, io quest'anno avevo fatto una presepia bella, bella assai, o più bella via San Carlo. L'anno passato, Salvatore o o facette meglio me, a moglie è apposta a San Gregorio Armeno per cattivi i pastori. Tu... Muglierma mamma mia, non buona, manca a mataluna un bar Alfonso che è uno che li fa male. E capite, mamma? Allora non ci ha visti chiù, ha ci pigliato e ha ci scassato, tutte cose vinte a casa. E va a votare qui a mamma. Non ti preoccupare. Ora ti debba cacca a i pastori. Che ti serve? O mamma O rimaginire? La E così la nucciana si calmai. Ma quante volte ci ha fatto pigliare paura? Noi giornali avevamo deciso di fare una bella camminata a mare, E c'è tiss... a Castelvolturno, l'angestapineto. Oggi pinete aprì e si tutti in da la macchina sua. Guidavamo ieri che la mattina perché si dormeva, perché invece si fa una bella zuppetta di latte, si era fatta una bella zuppetta di vino. A un certo momento roviamo, se scetai i tarquini e sutta in gola la moglie. «Eh, ma che stai facendo? Ci vuoi fa a tutto quanto. Chissà che brutto sonno, se era fatti in lo stesso pensiero causato dal vino. La moglie era detto controllo e frenette mi indano fosse. Per miracolo non ci facciamo niente, la veramente buono, solo qualche graffio e niente più. Evidentemente, nostro Signore aveva deciso che non era ancora un momento di ci chiamare. Solo tarquini e a si se spaccajava. Arrivato all'ospedale, o mire che ci aveva mettere sette punti. Tarquina sei la coppa a barrelle, a cominciare a Lucca. Fatandona, se tu come mi hai fatto spaccare la capa! E fu appreso il mio amico, fuiva mio amico fu Tarquinia a Tarquini e che la povera moglie, fu appreso il mio amico a, a Tarquini e i un a un certo momento, pareva proprio un toro solo voleva un gurnà, Io mio amico che alluccava alluggava aiutate, ma aiutata. ma a un certo momento ma più e vinta persone a corra. Alla fine noi per lo zio facciamo a ragionare. Tarquini si faceva a casa e ne tornato a casa nostra. Ah, che giornata mar Ma alla fine era un bravo guaio. Quando non avevo bevuto, mi veniva vicina. Mi stringeva, mi abbracciava e ma mi diceva, mamma, come ti voglio bene, papà mi pigliava in braccio e mi girava torno torno torna che a me mi girava pure la capo. Ma sentivo il cuore suo, che era all'era e felice, e cantava pure che lì canzoni, canzone teneva una bella voce. Torna sorri. famma gamba. È morto. E questa è la cosa più brutta. Ma una mamma povera ha figli morti. E i miei che sono forte con la Vergine Maria, con veretto, figli suoi, sempre sia è lodato. A me non mi facette le giù. E non muo verette giù. Non venette mai giù. Sta faticando a Napoli. Sta faticando a Napoli. Muovena. Muovena. E che lo figlio mio non venette mai giù s'era era gonfiata la pancia che pareva una femmina incinta, e invece chi le stava a cuvanna morte, là e morette di in solo, senza una carezza, la mamma sua. E questo è la seconda figlia che ha già visto morire. O prima fu Tullio, ero 1946, era un tempo brutto assai, era poco che era venuta la guerra, Tanta gente, pure a Caserta, era morta. Là, sotto il rifugio dei Salesiani, sono rimasti sepolti due compagni e me, Carmelina e Finovena, e pure Antonatella. La ora cucina i papà, che ci voleva veramente bene. Ma se sa? E guerra sua così. Ora sembra usare gente innocente, sembra gente poverella. Mala a chi l'ha vista, e bene a chi non sa che è. Noi ci eravamo salvati tutti quanti. La sera Valentino tornava distrutto dalla fatica. Savevano avevano aggiustato tutte le linee che erano state distrutte dai bombardamenti, si rifaceva l'Italia nostra. Io stavo a casa, pullozzavo e cucinavo quello poco che ci potevamo procurare. Ma ricordo sempre che erano vierneri a mattina, e pensavo, stasera voglio a chiesa, voglio a farmi il venerdì del mese. Si diceva pure che sarebbe venuto un grande padre predicatore, padre Izzo. Meno Ma male pensai, rimane il sabato e il marito mi tiene notturno e riposo, posso stare poca casa che è creatura. Ma ricordo che erano verso l'1 la mattina. E i figli miei stavano tutti per mezzaviglia. Io stavo lavando le panni. Quando all'intrasat. la moglie di Pasquale Capevac, per mezzaviglia, correndo, correnna, luccar come un Ma Pappanà, venite, corrite subito! Coppa Ponte Napoli, che è successo? Ho figlio vostro, Tullio, ha pigliato una bomba e ci ha scoppiato in mano, Madonna, che si è fatto? Mi ricordo che ho corretto subito e in capo a me pensavo, Speriamo che non si sia fatto niente. Speriamo che non si sia fatto niente. Speriamo che non si sia fatto niente. Appena arrivai a Capetto tutti mi guardavano. C'è un tuo occhio in colla a me. Capito che il figlio mio era morto. Tullio, bella mamma! Tullio, non c'è una casa, questa sera, mamma, attaccata l'ova e ti fa la frittatina. Non ti preoccupare, non ti ha, non ti tronca, è ammazzata. Come ci piaceva a quello figlio mio, a frittatina con l'uovo con una foglia in basilico, che non ce la fare sempre perché l'uovo gustava assai. La signora Batalera teneva fermo per le braccia, non si senteva neanche una mosca e volava. Poi all'intrasatta, una voce. Pappanella! Pappanella! E risse. Valentino. Correva e chiagneva e alluccava un nome mio, un nome creatura. Tullio! Tullio! I mai sai. I quasi quasi mi ma manai per l'aria, perfino i poliziotti si scansavano. Si trucchiai, cosa Tenevo corpicine tutti i nostri ambracci. Mi pareva il corpo di Cristo nella processione di Quaresima. Teneva la vasce e che l'accrima sua bagnava tutto quanto che lo bello Teneriello Doce, figlio mio, non teneva più un'uraccia e una goccia, e ho sangue le careva goccia a goccia, la cetta da puzzetta e sangue innocente per terra. Ma come si fa a capire una cosa così? Perché lo creatore che pensava di giocare alla coppa a ponte Napoli è a morire? Perché è a morire per la malvagità, per cattiveria l'uomo? Quanta giorni ancora poteva campare? Quanto ancora si poteva divertirsi! E invece un in coppa a chi lo ponte napo la vetta pure sulla mente mentre facevo oh, creatura! Gesù mio! addolorata mia mi ha fatto chiagnare lacrime dove sotto la croce e chi so può scordare che lo figlio mio con quella capuzzella che panneva mi pareva un agnellino acceso. maledetti maledetti sta seppellita insieme a padre. Nubiezze che ora mi è rimasta là per sempre. Angiolilla mia. Anima santa. Anima e Dio. Luigi, l'ultimo figlio mio, arrivai proprio tardi. Io già avevo 41 anni, avrete a verità, mi pure un po' di scorno, ma come si dice, la grazia di Dio non si rifiuta mai. Chissà se perché arrivai tardivo o no, teniva pure una fissazione. Voleva fare l'attore del cinematografo. E stavo allora a non sospetto, io volevo che si acconciava i capelli. Poi s'intrasato, poi suttava in terra, rifugieva e diceva lui che è stato. Ma non mi interrompere. Sto un gaffe sceriffo, Posai sai e con un ditino puntato, boom, boom, come una pistola, ma non nell'arca mia, pienseci tu! E voleva sempre andare al cinematografo, che a sorte non ce ne stavano, ma se tanto faceva e tanto riceve, questo mobile come padre c'era la mazzetta, e il si al pidocchietto via Napola, a papà vemena. Io, portai pure, era privata sala siana, che tenivano un teatro e tanta wagyuuno si divertivano a recitare. E così potevi la pulire, se io stavo più tranquilla, più serena. Niente, 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 bomba niente, Mamma, a me niente, piace niente, cinematografo, niente, teatro non mi piace. E poi tutti questi niente, che stanno niente, 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 io sono serio, sono professionistico, ho so un progetto, va Hollywood, ricettis. E mo che resto Hollywood, ricetti, mamma, è la terra mia, a rosefare so i migliori cinema di tutto il mondo. Poi, quando sono diventata famosa, ti chiamo pure a te e ti faccia villa, bella mamma mia. E a questo faceva fesso. Ma poi ci pensavano poco e dicevano: Ma chi stai fa veramente? O alla fine è proprio pazzo e la Vimma mi ricoverava a E mi doveva pure stare attento che il padre non breve, non sentiva tutte queste cose che riceve e queste mosse che faceva, casinò, lo scuscinava di mazzate. A Valentino non ci piaceva proprio, cinematografo. Diceva: Sono tutto mamozzi che chi Ma secondo te, diceva vicino a me, trottolino. Ha mai fatto un ma no. E beh, io che ne sapevo se Trottolino aveva fatto un'uscita, o no. Sapevo solo che era un bravo comico dell'avanti spettacolo e che Valentino ogni tanto aveva pure a Napoli per suo in teatro. Anche se poi ci sempre pensato che il motivo era che aveva a Napoli per bere a Trottolino in teatro non era tanto per bere a Trottolino, ma per bere a cosciere e ballerini. Un Valentino, state attenti a te che fai a finire in botta al muro. E io qualche che votare un medico convinceva pure a Valentina ma a portare me creatura o cinematografo sempre al pidocchietto, a via Napoli. Non vi ricordo sceriffo, figlia mia. Pare un giorno più bella della vita sua. E si appiccicava che i frati statevi fermi, statevi zitti. Io lo vedevo che si ripeteva tutte le facce, l'espressione di questi attori ma parevano papavallo. là. Si facevano pure i cinema senza parola e tra 'no cinema e nati suonavano pure certi suonatori. Uno di quelli conoscevamo si chiamava Capece, suonava a clarina, un brav'uomo. Come questo Capece cominciava a suonare, chi gli sfaccimereva a lui non lo riceveva. o oh, tieni a mo' non suona. Allora si sfasteriava. Pusavo Clarina e rispondeva purissa Ia daffammo è morto morti eh, Ecco poveretto uccino Ma succereva una baragonda Lava una seggi sputazzata Ce n'aveva masulia a casa E lui disse che era più piccirillo Quasi quasi voleva battere i frati Poi una volta arrivata a casa Per tanti giorni restava in silenzio Eppure riuno Diceva vicino e diceva Lui bella mamma Mangiate qualche cosa. Mamma, il fatto che succede è grave, è grave assai. È come se tu fossi un a e ti fossi messo a sfruttare un sacrestano. Capisci? È come se fosse un sacrestano che serva a messa. Capisci, un sacrestano? Spirito Santo mia pensi tu? che fin ha fatto questo figlio che voleva fare l'attore o lo cinematografo. È stata sempre a casa con me. Ha faticato a Range. N'ha fatica qua e n'ha da si è sposata, ma essa, la moglie e i figli, stanno a casa con me. Sta villa Hollywood non è sciuta. Ma meno male che non è frenuta a verza. Osvaldo, la tua figlia mia, ma va veramente bene, ma non mi può fare tanto fare. Perché se no la moglie si piglia collera. E si dice che più bene a me che a essa. Che poi è vero? Esiste femmine che sono gelose della mamma del proprio marito. Sentite, ma io ci essere ma lo sapete che questa ha passato nove mesi nella pancia della mamma, con i cuoricini e batte insieme corre la mamma meglio della migliore sinfonia scritta da qualsiasi professorone di musica, ha. Eh? E allora? E i figli miei sono andati tutti a casa. E quando ti arriva loro loro a te pare che tu stessi a a metà e tutta miscata insieme a gioia e a dolore, in un miracolo di nostro Signore Gesù sempre sia è lodato. E allora? Può essere che hanno figli non può bene a una mamma, pure quando ha tratto male va bene. Io a mamma e Valentina l'ho sempre rispettata. Io dicevo quando ci levi. Certo, pure io mi sono offese per qualche parolina un poco velenosa, ma so cosa che succedere. E allora le streghe da questi figlioli. Godetevi il marito vostro, ma non vi illudete che lo fate diventare forestiere alla mamma. All'inizio vi dice pure che sì, ma poi passo il tempo. E a mancanza la mamma si fa sentire. E così ogni tanto ci sbaltro. Venga a trovarmi sola. E me danno non sa so che baci, Eu que chanjosarei filha minha. É un faticatório. E assumi que assaio o padre. E eu vou bene, bem, bem, a assaio. Mas que E filha, se a Napolé, tudo quando é bem. A casa só é nova, não há ganosco. Pero o saciando está. Se passava ananza quando ia para o afrado, mas caetano o cimitero. Eu, que a cor e a luz espiavam em Eppure se non c'è nessuno, Sendeva andava all'addore i figli. Ed era contento. Caetano, dana, frate, è morto l'anno passato. Facevo sartisse con mia figlia marinata, teneva una puteca a vivere i pesci vendoli. Tutti e due, che avevano i numero di E qualche modo avevamo pure pigliato. Robbe poca, però ci aiutava a sta meglio. Io voglio trovare tutti e due meno con cimitero. Io me la ricordo quando ero una creatura che paziava ma ridava nella nonna che aveva le pezze, era erano di una bella assaia. E noi l'aiutavamo aiutavamo sempre a Gaetano, perché Gaetano tenevano un po' la coscia ofice, e, e, e noi l'aiutavamo aiutavamo sempre. E ora ci ha chiesto pure tre numeri buoni per far fanno un tornuscello. Eh. Ma disse niente, niente, non mi è e un po' rispettoso. Era un po' rispettoso pure la creatura. Ma mamma mi diceva Pappanella, Pappanella tu lo devi capire, e eh, ah, chi si sente offeso, ti dirà, coscia più corta. P pure i compagni, ah, come ti chiamano, Caetano e Zuccarillo. E io capivo, Ma ora che si morto, si mi uguale a tutto quanto. E chiamano, Caetano. La mille tre è un numero buono. Io vengo tutta in domenica a te trovare. Faccio tre piani di Ti porto pure i fiori, Caetano. Certo, non mi baga a cattà, ma a Robrindo c'è della famiglia Palmieri, però tre, quindici e 19. Oh, eh. ma pare che fosse la voce sua, Mi rimane mi a giugare. Giù che ma sette settimane che li numeri, non nascette niente, mannaggia a te, Zupparie! E che è stata la vita mia. Ma che Luigi se ne aiuta a casa sua, so, e sono rimasta solo, tutte le figlie hanno detto che non poteva restare solo, e perciò mi hanno messo vicino per me far compagnia a questa Maria Puzza. Maria Puzza è una parente della nostra. La mogliere Ziruigio Poete, l'ordomo frate di Maritmo. Non è che mi piace assai questa cristiana, e chiatta chiatta, e poi va sulle mangiare, e poi parla sempre italiano, e Peppinella e Peppinella non fare questo, e Peppinella e Peppinella non fare quest'altro, e a me questo pure me fa fastidio, Nei, ma insomma tu chi, sì, per me dici da me che ha già fatto o che non ha già fatto, ma insomma mi chi ha già tenere in da casa una maestra, no, grazie a signorina, ci a me. Oramai sono due anni che sta ghiattona sta con me. E i figli miei a così vanno anni. E per fai fa contente, ma sto zitto. Ma che sta capo non ci funziona proprio. Che la giorno è venuto figli marenati, e corsa a casa. Mamma, che le è venuto stamattina, verso le sette, zi Maria, asciatate pure le creature, alluccava. Mi voleva affocare. Mi voleva affocare. Chi ricette io? Come chi? La vostra madre. Allora i panzaia si è mamma ha facciato assaltare ha facciato calmare si è ripiegata per una tazza di caffè riuscita io l'ho sognato ma mi sembrava vero eh già io po' affogata esse, tu hai capito che se fai la riuscita sognatrice no, io non la voglio più io voglio stare solo, meglio solo che mal accompagnata tanto Tengo tutta l'anima cara che mi fanno compagnia. Io a volte sento pure che mi chiamano. Papà mamma, sora mia. Allora pure io rispondo. Gioia, Rena, Tullia, Maria, Tarqui, Ojva, lui. Chi ho fatto belle e pulita, Io mi chiamo Giuseppina e sono nato nel 1905. Ma tutti mi chiamano Pappanella perché sono bellella, pacciarella, pacciarella. Sono quasi con di otto figli. Scuola non ha già fatta. Però mi sono barata la vita, tutti i giorni. Io mi sposai a Iona. E sono stata subito mamma, ho già venuto a combattere tutti i giorni la guerra, la fame, la miseria e dolore. Tengo quasi cento anni, ha già visto un mondo cagnato, e carrette, macchine, trena, luce, l'acqua, pana, la televisione, e guaiuna che sono diventata padre e mamma. Tengo che conta, pure mocca il mondo. Io mi chiamo Giuseppina, una femmina rosuta. Giovanna, Renata, Tullio, Maria, Tarqui, Osva, lui, mamma se ne va.